Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Dietro la Notizia. Oggi parleremo di cinema con alcuni ospiti, tre attori e il regista per saperne di più sul cortometraggio appena realizzato nel Matese. Già prima di andare in concorso sta già raccogliendo tanti consensi. I nostri ospiti li incontreremo in questo spazio diviso in due parti per rispettare le misure anti-Covid, ma subito dopo la sigla. Sigla! Bene, parleremo oggi di Clarus, il primo vescovo di Alife, per il quale è nato questo cortometraggio e quindi andiamo subito a presentare i primi due ospiti che sono il regista Michele Schiano, benvenuto, Buonasera a tutti. e Gianfrancesco D'Andrea, Clarus nel cortometraggio, benvenuto e grazie per Salve, essere, ciao per aver accettato questo invito. Allora iniziamo da Gianfrancesco. Chi Sì. era Clarus? Allora, Clarus è stato, si ritiene sia stato il primo vescovo della diocesi di Alife, o quantomeno tra i primi vescovi. Diciamo che vedendo la cronotassi della successione, sembra che effettivamente Clarus sia stato il primo pastore a guida della diocesi di Alife, poi confluita, come sappiamo, nel corso del tempo nella diocesi di Alife-Gaiazzo. E nel cortometraggio di cui firma la regia Michele, che io ringrazio perché non essendo chiaramente un attore professionista, mi ha coinvolto in un ruolo assolutamente importante appunto in questo cortometraggio, è un po' la guida, ecco, nel caso di dire non solo spirituale, ma proprio la vera e propria guida al territorio. Che in sogno appunto alla guida turistica del Museo di Alife accompagna appunto questa persona alla scoperta della memoria fondamentalmente di questo territorio e delle tradizioni. Bene, Michele, innanzitutto come si fa a realizzare un cortometraggio e soprattutto come nasce l'idea poi di Clarus? Allora, un cortometraggio si realizza intanto con l'aiuto di tantissime persone. E appunto per questo ringrazierei subito il produttore che ha creduto in questo progetto, che è Edoardo Bellotta, e Vincenzo Esposito che abbraccia sempre questi miei progetti e appunto ci aiuta con gli sponsor, perché il cortometraggio non è solo quello che si vede, ma è il lavoro, il sacrificio di tante persone che sono anche dietro le quinte. L'idea di realizzare Clarus è nata da un sopralluogo fatto ad Alife, esattamente all'anfiteatro, al criptoportico, alla cattedrale, che mi hanno affascinato. Avrei voluto usare queste location per il mio lungometraggio, che è La Dama Nera, che a breve girerò, però poi con la sindaca Maria Luisa, la sindaca d'Alife, ho pensato di poterne girare già un lavoro per dare una giusta collocazione a questi posti che spesso a pochi chilometri di distanza la gente non conosce. È proprio vero, sì. Michele, la troupe, tu e la tua troupe siete stati, almeno a me risulta questo, siete stati i primi ad entrare nella sorgente del Torano, tanto che poi alla fine ne hanno parlato anche i giornali nazionali, come Repubblica ha riportato un articolo. Perché poi ha colpito tanto questo? Sicuramente portare un'intera troupe lì a Valle del Torano è un impegno, ma soprattutto ci sono delle difficoltà, materiali, macchine da presa, luci, tanto altro. Però devo dire che in questa impresa ci ha aiutato proprio Gianfrancesco, che essendo del posto ci ha ben indirizzato e Ha fatto la vera guida, diciamo. sì, assolutamente. Se non c'era lui, sicuramente molte persone si sarebbero arrese. Senti, Gian Francesco, oggi ci diamo del tu, solitamente per motivi televisivi Assolutamente. do del lei a tutti, però oggi ci conosciamo, quindi. Innanzitutto, questa è stata la tua prima esperienza cinematografica. Ecco, lavorare innanzitutto con Schiano, quanto è stato importante per te? Anche se i tuoi obiettivi non sono quelli di Assolutamente, fare l'attore. però diciamo, intanto tutte le esperienze sono importanti e certo all'inizio c'era un po' di timore nel cimentarsi comunque ovviamente in un'esperienza i cui linguaggi non sono alla portata di tutti, perché poi sì, ho fatto un paio d'anni di scuola di recitazione, ma qui a Piedimonte così,
per diletto più che altro, quindi piombare addirittura in un set curato comunque da una persona di esperienza quale Michele, che comunque non è nuovo chiaramente a lavori impegnativi come questo, all'inizio mi aveva creato un po', come dire, di perplessità, infatti ne ho parlato con lui. Però devo dire, tra le sue capacità c'è soprattutto quella di saper creare un buon clima di lavoro, di collaborazione, anche perché Clarus poi è stato girato veramente in un batto d'ali, si può dire, in un fine settimana, e nemmeno in tutto un fine settimana, quindi i ritmi sono stati vertiginosi. Ed è stato importante avere una guida rassicurante, ma al tempo stesso ovviamente presente, e ci mancherebbe altro, presente assolutamente sul set, per caso di dire, sulla scena, e in grado di far fare squadra a tutto quanto il cast degli Che poi attori. dobbiamo dire, io non ho visto un pezzetto e insomma, è uscita alla grande Gianfrancesca, Sì, insieme agli altri attori, ma voglio ma dire. infatti già ho in mente di chiamarlo nel prossimo Ah, ecco, quindi progetto. questa è una La notizia da carriera scrivere, va assolutamente. avanti. No, scherzi a parte, io volevo solo aggiungere che l'esperienza è stata bella proprio perché nel cast, ma penso lo dirà Michele, ci sono attori veramente professionisti di grande levatura, ed è stato bellissimo poterli proprio conoscere da vicino e comunque lavorare effettivamente con loro. Invece, che difficoltà hai avuto, con attori professionisti e non? Allora, in realtà il fatto di avere dei grandi professionisti come Giovanni Amura, Sara Falanga, Elvis Esposito, ma anche Daniele Lizzambri ed altri, ha favorito gli attori meno esperti ad entrare prima nel personaggio, perché loro, avendo questa grande esperienza, prima di tutto hanno accomodato gli attori. Per il quale è stato facilissimo poi per Gianfrancesco, è bastata solo una dritta a Gianfrancesco, voleva un prete e c'è Quindi riuscito. possiamo dire che ha un posto assicurato. Assolutamente. Da prete o da prete non più. Da Da prete attore. no, con il continuo di Clarus che spero diventi una serie televisiva, infatti già ci stanno facendo numerosissime proposte anche da San Ecco, Marino. adesso sì, io ho saputo di questa notizia, quindi Sì, siete stati chiamati in magari una per repubblica diversa. raccontare, storie e luoghi diversi sarebbe bellissimo. Sicuramente lì Gianfrancesco farà sempre Clarus, però in altri progetti vedremo come si comporterà con nuovi personaggi e nuovi ruoli. Quindi Gianfrancesco, ultima il domanda. C'è destino è segnato, insomma. una figura particolare che tu vorresti fare in un cortometraggio, in un film? Qualcosa che ti appassiona in Ma modo no, diciamo, ci particolare? apriamo a qualsiasi possibilità, tranne il preside, tranne il giornalista, che come voi sapete, diciamo, sono i due ruoli che lavorativamente mi appartengono. Poi per il resto, insomma, è il regista che sceglie sempre i ruoli per i personaggi, quindi ci cimentiamo in qualsiasi esperienza vorrà Michele sottopormi, ovviamente come cavia in questo senso. Michele, qual è innanzitutto il tuo prossimo lavoro? E poi magari dopo ti farò un'altra domanda, Sì. perché ho saputo delle notizie circa un tuo lavoro Sì. importante. Allora, il prossimo progetto è La Dama Nera, questo lungometraggio. Siamo pronti per fare la domanda Film Commission Regione Campania per i finanziamenti, ed è un progetto che ho in archivio da tantissimo tempo. È una storia vera accaduta ad Ischia che mi hanno raccontato ai tempi i miei nonni, e per cui è mia priorità girarlo. Se mi permetti, volevo ringraziare Massimiliano Nardelli che mi ha aiutato nella sceneggiatura di Certamente. Clarus. E per quanto riguarda l'altro progetto, penso che ci sei coinvolto anche tu, perché nel riportarmi delle notizie, nell'aver visto questi servizi di questa località a pochi passi da Piedimonte, che è Liberi, dove appunto negli Sono più anni comuni, diciamo sono più sì, comuni. sono scomparse queste persone, ne ha parlato anche chi l'ha visto, ho pensato di farne una serie web. E proprio su ogni scomparsa un episodio per raccontare il vuoto che hanno lasciato queste persone, ma anche quello che appunto in questo bosco loro hanno cercato. Sarà una ricerca anche la mia, quella di scoprire un qualcosa che ha spinto queste persone poi a sparire nel Ciao nulla. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
No, volevo appunto ancora ringraziare veramente Michele della possibilità, ecco, di aver vissuto da lì dentro questa esperienza. E è stata poi particolarmente bella proprio per il territorio, per il messaggio che dà, quello appunto della memoria, della conoscenza delle proprie origini, della propria radice culturale, perché effettivamente è un aspetto che spesso ci manca e bisogna riconoscere che sono spesso proprio le persone non di Piedimonte, perché Michele è stato importato qui a Piedimonte Matese, per fortuna, dove vive, a rendersi conto invece della grandezza di questo territorio che è tutta la valle Alifano-Matesina. E alla fine abbiamo anche, molti di noi, me compreso, abbiamo capito anche chi è Clarus, perché prima era conosciuto per cose diverse, per Sì, è proprio l'artista. il periodico della diocesi, del quale io sono Sì. stato tra l'altro direttore responsabile per 6 anni. Michele, siamo veramente alla fine di questa prima parte, se vuoi aggiungere qualcosa. Niente, volevo ringraziare tutte le persone che ci sostengono, le persone che comunque credono in questi progetti e faccio un in bocca al lupo a tutta la squadra affinché possiamo continuare nel realizzare queste opere che potrebbero essere di interesse culturale e far conoscere posti meravigliosi che fino adesso sono rimasti un po' in nicchia. Bene, la prima parte della trasmissione termina qui, torneremo subito dopo la pubblicità con due ospiti, due donne, quindi sarà tutta al femminile. Pubblicità. Ed eccoci alla seconda parte della trasmissione, con noi due attrici bravissime che hanno preso parte alle riprese di Clarus, che sono Fabiana Ciancio, benvenuta, e Grazie. Angelica Trezza, che in questo lavoro è stata assistente di scena. Sì, Benvenuta grazie, anche a te. buongiorno. E qual è il ruolo dell'assistente di scena? Vabbè, il ruolo dell'assistenza di scena si tratta di collaborare dall'inizio alla fine di tutto il prodotto. E certe volte serve ad aiutare anche a trovare le location, costumi, aiutare l'assistenza agli attori, ai tecnici, a tutto ciò che E è hanno un nel po' responsabile prodotto. della scena, no? Insieme al regista. Fabiana, Sì. tu nel corto eri Mana Longa, Sì. questo personaggio. Come ti sei preparata a questo personaggio ad entrare in sintonia? Perché poi alla fine era un personaggio emblematico, Sì, è forte. stato molto particolare preparare questo personaggio perché comunque è un personaggio un po' sopra le righe, un po' sopraelevato, poco naturale chiaramente perché rappresenta una Janara, la famosa Janara. Quindi è stato proprio bello calarsi nel personaggio, diciamo, ha molto aiutato l'ambientazione sicuramente. È stato Quindi molto l'ambientazione particolare. aiuta tantissimo, Certo, vero? assolutamente, perché sicuramente riesci a calarti meglio all'interno del personaggio, nella sua storia, nel rapporto con l'altro attore, In quindi sì. realtà Mano Longa chi è Manalonga, esattamente? come vi ho detto, è questa Janara, appartiene al mito delle streghe, è la strega di una strega di Benevento, e diciamo che rappresenta un po' la cugina dal punto di vista territoriale, se vogliamo, con Maria Cotena. Ed è questo personaggio che praticamente in questo mito, in questa leggenda, cade all'interno di un pozzo e muore in questo pozzo e c'è questa leggenda per cui Maralonga trae tutte le persone che si affacciano all'interno del pozzo. E all'interno del cortometraggio lei ha a che fare con Maria Cotena, che anche Un lei è personaggio un personaggio importante molto importante sicuramente, di Alife, di la Alife. leggenda di Perché la Alife, chiamavano Maria Maria? Cotena, perché il padre era un venditore, Venditore sì, di cotiche, sì, quelle che mi avevi esatto, citato. esattamente, e lei praticamente ha vissuto un'esperienza traumatica perché hanno buttato il suo bambino in un pozzo e lei ovviamente presa dal dolore si è lanciata insieme al suo bambino. Morta lì, e la leggenda narra che appunto il suo spirito sia rimasto lì e come Manalonga lei tragga le anime all'interno del Una pozzo. scena che prende molto quella, eh? Assolutamente è stata particolarmente toccante, sia girarla che poi rivederla, un'emozione Bravissima, spettacolare. bravissima, bravissima. Grazie.
Fabiana, recitare al fianco di Sara Falanga, che è poi l'attrice di Amica Geniale. Geniale, è stata una delle grandi protagoniste in Sì, realtà. Ecco, certo. che significato ha professionalmente per te? Sara è un colosso e recitare con lei è stato prima di tutto un'esperienza difficilissima perché devi quantomeno mantenere un po' il suo ritmo, starle dietro non è semplice chiaramente, però è stato un onore indescrivibile, assolutamente indescrivibile, quindi Ha fatto bello. parecchi telespettatori, eh? Sì. Lei ha fatto sia l'Amica Geniale, i Bastardi di Rizzo Falcone, ha avuto una serie di diverse esperienze, quindi per me è stato un grande onore. Io sono un'attrice alle prime armi, si può dire, quindi Molto per me è brava, un dobbiamo dirlo questa. grande Angelica, onore. Grazie. attrice, assistente di scena, abbiamo detto, diciamo che sei stata dietro le quinte. E davanti alla macchina da riso, qual è Sì. la cosa che ti piace di più? Una bella domanda. È anche difficile rispondere perché piace tutte e due. La prima cosa è il fatto dell'assistente di scena, costumista, il dietro delle quinte è da paragonare come una gravidanza. È come cresce, ti senti crescere il bambino dentro e non aspetti l'ora di Del farlo parto. uscire, sì, del parto. E quindi di vedere come sarà questo bambino. Invece davanti alle quinte è un altro aspetto che è molto bello, specialmente avere la gioia di essere diretti da Regista. grandi registi come Dalatri, come non per sto andando come Certo. nominativo, non perché da Dalatri, da Lucchetti, da non perché è il minore, anzi per me è quello che è, per una Ecco, questione quello. d'affetto, è il grande Saverio Costanzo, che Che abbiamo sarebbe poi il girato figlio il figlio di di Maurizio Maurizio Costanzo. Costanzo, che è il regista dell'Amica Geniale con cui ho iniziato e Che con tipo cui è? fa. Come il papà? Il padre non lo conosco, se è per Saverio, Saverio è un grande uomo, sia di umanità che come professionalità, ci ha fatto sentire a casa. Dove avete girato con Noi lui? a Caserta Nerione, quindi l'abbiamo potuto conoscere bene perché è durato, io sto dal 2017, dal primo giorno di registrazione dell'Amica Geniale, Una quindi. domanda che vorrei fare a tutti e due. Sì. Com'è stato lavorare con Schiano, un regista, diciamo, rigoroso, preciso, ma anche poi dal carattere mite, Buono, generoso, sì, sì. lui è Buonissimo. una sorta di gigante buono Giusto, come giusto. regista. Dal punto di vista lavorativo, chiaramente è severo perché ha il suo obiettivo, ha la sua idea e vuole portarla a termine, però è di una bontà che gliela si legge negli occhi e te la riesce anche a trasmettere. Lui è una persona buona. Innanzitutto Giusto. una grande passione, Grande, una. sì, la trasmette tantissimo e poi è molto coinvolgente, questa è la cosa più bella e soprattutto è un gran sostenitore. Assolutamente una bellissima Giustissimo, esperienza, giustissimo, sì. concordo. Stessa domanda. Sì, concordo con Fabiana perché Michele è un vulcano, ma è un vulcano in tutto e poi ti mette subito a tuo agio, nonostante sia molto severo, ovviamente i Sul set, sì. momenti sul set può succedere Certo. che si vada un po' oltre, però è un grandissimo appassionato di storia. Poi un'umanità, qualsiasi cosa lui faccia, mette la sua anima e cerca di trovare il suo, in qualsiasi cosa gira, cerca di trovare il cuore della. Perché mette Sì, passione, questo è la passione è la interessante. prima cosa. L'ultima domanda, i prossimi tuoi impegni? Io sto collaborando, sia io che Fabiana, stiamo collaborando anche con Sara Falanga in un progetto per il comune di Capaccio. Perfetto, stessa Quindi, cosa, stessa cosa, uguale, aspettiamo anche identica. Poi e poi aspettiamo stiamo i progetti di aspettando gli altri progetti Michele. che dovrebbero partire con Michele pure. Benissimo. Bene, a questo punto, se non avete altro da aggiungere, la nostra trasmissione termina qui. Grazie ai nostri ospiti, alla regia e a Grazie, grazie tutti a voi voi. che ci avete seguiti da casa. Fatto. Alla prossima, sigla. Arrivederci.